Da settembre opera in Italia un'agenzia di rating europea, Scope Ratings. Che cosa vi differenzia dalle altre agenzie? Scope è l'agenzia che si pone come l'unica vera alternativa europea all'oligopolio delle grandi agenzie americane. È un'agenzia di rating a tutti gli effetti che copre tutti i segmenti di attività, quindi l'analisi del segmento corporate, delle banche, istituzioni finanziarie, incluse le attività di covered bonds, le operazioni di finanza strutturata, quindi cartolarizzazioni, e quello che era il nucleo iniziale dell'attività di Scope, che si chiama Alternative Investments, che appunto copre la valutazione dei fondi. Scope ha avuto il beneficio di proporsi sul mercato come l'alternativa europea facendo leva su una serie di fattori, il primo dei quali è la valenza delle persone. Oggi Scope è composta da circa 80 persone, di cui una cinquantina di analisti, basati principalmente a Berlino, che è la sede centrale di Scope. Abbiamo poi uffici ubicati a Londra, dove sono situati gli analisti del comparto banche, a Francoforte e con uffici di rappresentanza a Madrid e Parigi e a breve anche a Milano, anche in Italia. Scope quindi ha avuto l'intelligenza di investire sulle persone, quindi abbiamo analisti di grandissimo spessore, tutti con grande esperienza e background sui mercati finanziari e mercati dei capitali. Abbiamo potuto scrivere le regole partendo da fogli bianchi, quindi in un contesto post-crisi, e abbiamo la possibilità di coprire, oltre tutti i segmenti di attività sui mercati dei capitali, anche tutte le varie operazioni sui mercati europei in senso lato. Quindi siamo operativi non solo dove naturalmente abbiamo presenza fisica, ma anche sui mercati dove naturalmente non ce l'abbiamo, mercati dell'Europa dell'Est piuttosto che i mercati dei paesi nordici. In Italia Scope ha appena iniziato l'attività, come giustamente lei sottolineava a settembre dell'anno scorso con il mio avvento, e stiamo naturalmente facendo progressi in termini di relazioni con istituzioni, con controparti nel mondo corporate, nel mondo degli investitori, a cui vogliamo dare un servizio più differenziato, parlando con voce europea, parlando con voce ancorata ai mercati europei e quindi non naturalmente originando le nostre policy, il nostro approccio dall'altra parte dell'Atlantico. E quindi riteniamo di avere le carte in regola con un ownership assolutamente privata. Scope è un'agenzia nelle mani del suo fondatore Florian Schöller, che ha iniziato questa attività nel 2002, e quindi abbiamo la possibilità veramente di fare la differenza, di dare valore aggiunto a tutto il mercato. Riteniamo che non ci vorrà tantissimo tempo, però evidentemente è work in progress e quindi abbiamo tanta voglia di far bene, di proporci ai vari operatori con soprattutto la valenza della nostra ricerca, che è scaricabile gratuitamente dal nostro sito. Avete deciso di arrivare in Italia perché credete nel potenziale di sviluppo del mercato italiano? Assolutamente sì, il mercato italiano rappresenta naturalmente insieme ai grandi mercati europei uno dei bacini di utenza più importanti per tutti e per Scope certamente questo non fa eccezione. Riteniamo che ci sia particolarmente in Italia una grandissima potenzialità sia nelle operazioni tradizionali di grande importo, di grandi respiri sui large corporate, ma in particolare sulla piccola media impresa, che in Italia ha bisogno, molto accentuato, di diversificare e di disintermediare il sistema bancario. La piccola media impresa in Italia può avere accesso tramite Scope anche al mercato dei cosiddetti private placement, i collocamenti privati. Noi offriamo in particolare un'alternativa sul mercato tedesco tramite lo strumento dei Schuldscheindarlehen a quelli che sono i tradizionali collocamenti privati negli Stati Uniti, che sono molto più complicati, molto più lunghi da gestire. Scope è già riconosciuta da un numero importante di investitori a livello internazionale, europeo ed in particolare naturalmente sul mercato tedesco. Quindi per le aziende italiane questo può rappresentare una reale alternativa di funding, oltre agli strumenti più conosciuti. Il mercato italiano in ogni caso è anche numeroso come potenzialità. E anche sul sistema bancario è importante sottolineare che Scope, una delle grandi differenze con le agenzie americane, Scope non dà in automatico, non tiene conto in automatico del rischio sovrano sul rating dei corporate e delle banche. Quindi potete immaginare che per le banche italiane in particolare, ma in generale per gli emittenti italiani, l'aver staccato in termini di automatismi il rating e il capping del rating sul sovrano può rappresentare una grande opportunità.
perché Scope ritiene che l'analisi venga fatta in termini molto accurati, guardando a livello sartoriale, nominativo per nominativo, inserendolo nel contesto a fronte dei suoi competitors e a fronte del paese in cui opera. Naturalmente il fatto che uno opera in Italia non esclude che si debba guardare al contesto italiano, però non ci sono automatismi sul rating sovrano. Quindi questo per gli emittenti italiani è molto importante.